clandestino può essere, dal punto di vista cinematografico, molto romantico, ma in realtà non lo è per niente, perché io, vissuto da clandestino, sei un personaggio inutile, non puoi andare fuori. Per cambiarti posto hai bisogno di 3 o 4 persone, che una macchina dorme, una macchina avanti, una macchina dietro, organizzare il cambio di casa. Comunque tu hai sempre 5 persone che stanno, prendono cura di te e organizzano tutta questa roba del movimento, tenendo conto che non sei in una situazione di democrazia dove tu puoi fare queste cose qua. Magari se tu sei in una città, in una metropoli come Santiago, magari se non sei in un quartiere dove non ti conoscono, questo lo puoi fare. Ma se ti trovi in una situazione come il nostro capoluogo, che allora aveva 50.000 abitanti, la cosa è molto diversa, perché una persona pubblica la conosce, tutti quanti la conoscono, no? Che molti compagni sono stati presi in questo momento qua. Dopodiché la gente si è sommersa nella clandestinità. Le prime misure che si sono fatte è stata andare via dalla città da dove si aveva la residenza. Poi la seconda era naturalmente adeguarsi a cominciare a imparare a vivere nella clandestinità e pensare a far vita di clandestino e capire che la vita cambia totalmente. Siamo scappati perché ci hanno detto che bisognava scappare. Siamo andati nel nord Chico, della Serena, all'interno della Serena, piccolo latifondio, dove gestito da il padrone era un nordamericano invalido, che per quello non avevano fatto l'esproprio delle terre. Io mi ricordo che io dovevo lavorare pesando le uova, dovevo andare al pollaio, siamo stati lì un mese praticamente. E lì c'è stato un errore, un altro errore della Unità Popolare, che ci ha detto a tutti con i mezzi che avevamo in quel momento, lì volantinate varie o persone che si muovevano, che dovevamo tornare ai posti di lavoro. Mio marito è tornato all'università e l'hanno preso. È stato disapparecido poco tempo, l'ha fatto di tutto, un mese, no? E dopo lo hanno lasciato con gli arresti domiciliari a casa. Giugno 74, questo periodo di clandestinità in cui ho vissuto 12-13 case diverse, posti diversi. Ho conosciuto tutte le classi della società cilena, dalle persone più povere alle persone anche ricche, che non ti saresti mai aspettato che magari ti danno una mano. Sono stato una settimana in un postigolo e ho vissuto con le prostitute. Anche lì ho capito che dietro ogni persona c'è una storia. Nel caso loro, la maggior parte drammatiche, ma con un profondo senso della vita. Infatti, come sicuramente ero più piccolo di loro, si erano organizzati per nascondermi. Si arrivavano i militari, perché chiaramente un postigolo in quel momento per i militari, che sono moralisti e tutto, potevano arrivare in qualche momento, in qualsiasi momento, ed loro avevano organizzato un posto all'interno di questo postigolo per nascondermi. L'altra è un signore della altissima borghesia cilena in cui sono stato, mi ha fatto vedere delle cose che secondo lui non le avrebbe fatto vedere mai nessuno. Mi ha aperto un mobile dove c'erano delle cose che lui non mi avrebbe mai fatto vedere. Ora, io ho sempre pensato che si fidava completamente di me, non so perché,
ha pensato magari questo lo ammazzano, tanto, tanto posso dire tutto quello che posso raccontare. Questa è l'idea che ho avuto. Io mi rifugio in casa di uno zio. Questo vive in una casa dove funziona un asilo nido, scuola per bambini piccoli, dove lavora sua moglie. Ma lui, questo zio, lavora nella Junta Ausilio Claribeca, cioè quell'organismo che dà le borse di studio per gli studenti, eccetera, eccetera. Racconto quello che sta succedendo e lui dice: proviamo, che non succeda niente. Allora io uscivo la mattina quando entravano i genitori con i loro bambini e tornavo quando i genitori andavano a prendere i loro bambini. Allora in questo pezzo di tempo io giravo per le strade del centro di Santiago e girando per il centro di Santiago mi sono trovato con diversi compagni, membri anche del comitato centrale del partito, nonché qualcuno della mia provincia, no? E io ero senza soldi, quindi la prima cosa è rompere la scatola allo zio perché mi dia qualche soldo per l'autobus almeno. E così io un giorno mi incontrai vicino alla Plaza Almagro, che sta pure lì vicino a qualche isolato dall'Alameda, con Gustavo Russegnato, membro della commissione politica del partito, cioè di quei 7-9 coglioni che decidevano tutto nel partito. E allora le dico, tutti e due meravigliati, perché no? Io lui lo conoscevo da quando lui era segretario generale della Juventù Socialista e io ero segretario dei Giovani Socialisti di Corbea. Cioè io ho vissuto in Cile, a Santiago, nel periodo più duro della repressione, in cui non ho partecipato e non ho conosciuto nessun tipo di attività di resistenza importante. Dico per esempio come ammazzare un alto ufficiale delle forze armate o far saltare qualcosa. No, non l'ho conosciuto. L'ho conosciuto perché, come dicevo, il periodo quello lì è stato centrato fondamentalmente a un problema di sopravvivenza personale, sopravvivenza nel caso dell'organizzazione, appunto dell'organizzazione. Con rispetto alla seconda, io penso che io non sono un uomo coraggioso, no, io lo dico chiaramente, io avevo una paura matta della tortura, per esempio. Quello che mi consolava in certo senso era che ero cosciente che se mi beccavano non è che avevano molto da fare con me, ma ammazzavano o subito o dopo poco. Io me ne sono accorto che se il circolo si continuò a chiudere, quando sono andato in un'altra casa di sicurezza, la ragazza, la figlia della signora che mi ospitava, mi ha raccontato che il giorno prima era andato via un grosso dirigente del MIR. Allora io ho pensato, ma quello è andato via perché questa casa dava poca sicurezza, se io sono qua, cioè vuol dire che c'è qualcosa. Questo era, voleva dire come si chiudeva il circuito, no? A un certo punto mi contatta la resistenza, la gente del partito, la Juventù, dicendomi che il circolo era troppo chiuso, pertanto dovevo andare via dal Cile. Allora io gli ho detto, guarda, io non sono nessuna voglia di andare via, no? Anche perché la notte è qua, sai quanto sei. E questo mi ha detto, no, guarda, non c'è nessuna possibilità. Lui mi ha spiegato, mi ha dato delle ragioni che io non ho voluto, però alla fine mi sono convinto e avevano preso contatto con l'ambasciata italiana a Santiago. Stiamo cercando di ricostruire così, rischiando molto perché dobbiamo andare dalle persone perché è saltato tutto. E io adesso devo provare a
rintracciare 3 o 4 persone questa mattina, era la mattina. Se vuoi mi accompagni, mi dice questo qua. E io dico, ma come ci muoviamo? Ah, c'ho la macchina lì, poco più in là c'è la mia macchina. E allora dico, non c'ho niente da fare, in più non ho soldi, neanche per comermi un sandwich all'almuerzo, perché io tornavo la sera da mio zio, quando andavano a prendere i piccini alla sera. O cominciamo a girare per Santiago, a un certo punto le dico, ma è questa macchina chi te l'ha data? Ah no, c'è la stessa macchina che avevo prima. Come? La stessa macchina? Sì, è la stessa macchina. Allora, ma sarai segnato dappertutto con questa macchina? Cioè, che devo fare? Che devo fare? Mi ha detto. Qualcosa bisogna che faccia. Posso stare con le mani in mano. E lui si è fermato 3 volte. In 3 luoghi distinti, diversi di Santiago, io non te li saprei dire adesso. Ci saremmo separati verso le 3 del pomeriggio e lui mi dice, guarda, io cercherò di metterti in contatto con dei compagni, per ora abbiamo un punto di riferimento, un bar che sta vicino alla stazione Mapocho. Yeah. Mi dà il nome di questo bar e mi dice vai tra 2 giorni a mezzogiorno e lì ci sarà un compagno che avrà un giornale piegato così, cos'ha, no? E tu ti avvicini e gli dici ti mando io e lui ti dirà che cosa si può fare, no? Perché mi aveva prospettato la possibilità di nascondermi da qualche parte per un tempo per vedere se io potevano creare le condizioni per io tornare alla provincia a riorganizzare qualcosa. Vabbè, siamo rimasti in questo. Io sono andato, questa cosa 2 giorni dopo, non c'era nessun compagno con queste caratteristiche. Mi sono preso qualcosa e poi sono andato e di lui non ho saputo più niente fino a tanto tempo dopo che ho saputo che lo hanno preso quelli dell'aeronautica, lo hanno torturato in 1000 modi e poi un giorno, grazie all'intervento delle organizzazioni umanitarie internazionali, è uscito ed è andato a finire, credo, nella Danimarca. Abbiamo fatto delle cose che non si devono fare in clandestinità. Siamo usciti, siamo andati a trovare un'altra compagna. In clandestinità non si deve fare. Non si deve fare vita sociale con i compagni. Andando verso casa vediamo che ci sono le macchine dei cattivi che girano. E ci è sembrato strano. E noi abbiamo continuato. Perché lo capisci tu questo delle macchine? Perché dentro c'erano sempre 5 persone, c'era uno che guidava e c'erano alle finestre delle macchine 3 persone che stavano sempre mirando fuori. Non era come una macchina di 5 amici, di 5 amici che vengono dalla partita o che vanno allo stadio, che dentro la macchina vanno facendo casino, parlando, discutendo e che dello meno che si preoccupano di quello che succede fuori. Invece questi, sì, no? Rendendoci conto di questa situazione, noi dovevamo tornare, cioè attraversare la strada, prendere il primo autobus che veniva in senso contrario e scappare via della zona. No? Abbiamo continuato, siamo arrivati alla casa di questa compagna e a un certo momento eravamo lì, stavamo parlando del più e del meno. Eravamo lì e a un certo momento qualcuno arriva a avvisare che arrivano. E io mi sono cagato addosso. E sono scappato. Sono scappato a correre per mezzo ai cortili. A un certo momento, quando mi rendo conto che non c'è questo, che non erano arrivati, torno indietro. Però lì vedi come sono cagato addosso. Quando lui era in prigione, hanno perquisito brutalmente la casa 3 o 4 volte e l'hanno distrutta praticamente. Hanno rotto i mobili, tutte le cose, l'infante di Marina.
Io sono uscita con un amico, cambiando veicoli vari, ma c'erano un sacco di controlli, ma si vede che a me non mi cercava nessuno probabilmente, no? Perché abbiamo passato diversi controlli, arrivati a Santiago, lui mi aspettava in una pensione, abbiamo cominciato a spostarci tutti i giorni di quartiere perché facevano le perquisizioni, lui ovviamente era segnalato perché è scappato, e tra l'altro lui è scappato perché il fratello, che era un membro del servizio segreto dell'esercito, non della marina, che c'era anche lì una divisione dell'esercito a Paraiso, no? Le aveva detto che lui aveva una sentenza di 10 anni, che lo verrebbero a prendere tra un po', per andare 10 anni in un campo di concentramento nel deserto, in Pisagua, e quindi lui ha detto, beh allora... che se andava però doveva andare via con me, io non volevo andare, però io rimango, io non volevo andare via, però sono uscita per quello, perché lui mi ha detto io allora rimango. La nostra organizzazione aveva accordato che noi non uscivamo del paese, noi non prendevamo la via dell'esilio, la militanza del MIR non prendeva la via dell'esilio, rimaneva lì, noi eravamo d'accordo. E naturalmente questa situazione ha comportato, diciamo, un problema serio. Prendere la decisione se rimanere o andarsene. Perché bisognava non soltanto di prendere la posizione politica di andarsene via, ma il fatto di restare era anche una presa di una posizione politica, perché comportava la necessità di stare lì, però senza nessuna infrastruttura, capito? Andare in clandestinità con, e nel fondo cercando di sopravvivere con le tue proprie risorse, che erano pochissime. Il 15 d'agosto del 74 sono arrestati 6 compagni, 6 membri di questo gruppo. C'erano 2 elementi. Uno, una assoluta mancanza di sicurezza da parte dei compagni. La seconda cosa, alla mia insaputa, loro abitavano tutti 6 in uno stesso appartamento, ed è che dentro di questo gruppo c'era la moglie del nostro segretario regionale, che è uno dei membri del comitato centrale caduto a marzo, che aveva collaborato. Cioè lui, quando è caduto, ha consegnato anche la sua compagna. La unica che si salva è Rosetta. Gli altri sono tutti scomparsi e non abbiamo mai più saputo niente di loro. Io mi trovo nella situazione che eravamo solo in 3. Cioè io, la mia compagna e un terzo compagno. Non avevamo niente, non avevamo soldi, non avevamo armi. Durante tutto il mio periodo di clandestinità, fino diciamo al momento, al 15 d'agosto, quando questi compagni cadono, io lavoravo lì. Questo mi ha salvato l'essere dentro di una casa. O se non sei dentro di una casa, devi andare da qualche parte, devi girare, non lo so, devi camminare, devi metterti da qualche parte. E allora, siccome a Santiago perquisivano un quartiere, non ci spostavamo, alla fine poi sono finiti i quartieri, e ci hanno consigliato entrare nell'ambasciata italiana. L'unica ambasciata a Santiago che era ancora aperta ai rifugiati era l'ambasciata italiana. La unica ambasciata che in questo momento è aperta è l'ambasciata italiana. E io che mi sono rifugiato all'ambasciata italiana il 9 di ottobre del 73. E mi hanno tenuto lì fino al 20 di agosto del 74, perché la mia situazione non era ancora chiarita e dovevo pagare.